giovani d'oggi possono sapere poco di quella che è stata la mia vita e il mio passato. Se dovessi dire che quando sono partito pensavo di farmi qualche cosa di più di una sola macchina, direi una bugia. Ma l'ambizione, io non oserei dire che la mia è stato un progetto ambizioso, lo sarà diventato. Io penso che si possa parlare di coerenza. Io da ragazzo, essendo nato in un'officina, ho pensato all'automobile e l'ho sempre amata. E ho sempre detto un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. Ricordo che nel 1912 vidi una fotografia sulla Stampa Illustrata che si pubblicava allora a Torino di Raffaele Di Palma, e mi sembra avesse vinto in quell'epoca la 500 miglia di Indianapolis. Mi dissi, questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno.